Zeb 89, uno dei pilastri di YouTube Italia, che ha iniziato la sua carriera su YouTube nel lontano 2007 e da allora non ha mai smesso di far parlare di sé, sia nel bene che nel male. Con suo stile provocatorio, irriverente e spesso polemico, Zeb ha saputo creare una community fedele e appassionata, ma anche a suscitare molte critiche. Nel corso degli anni, il canale di Zeb è diventato una fonte di meme e momenti iconici, facendo diventare il suo personaggio una figura immortale per tutti quelli che sono riusciti a seguirlo nell'epoca d'oro di YouTube. Ma anche attraversato periodi difficili in cui ha dovuto affrontare problemi professionali e anche legali. Insomma, Zeb è una figura complessa e sfaccettata, che a mio avviso merita di essere approfondita e analizzata. Ecco perché ho deciso di realizzare questo video iceberg, in cui vi racconterò tutti i fatti più interessanti, curiosi e segreti legati alla carriera di Zeb89 su YouTube. Però, cos'è un iceberg? Per chi non lo sapesse, un iceberg è un tipo di format che usa un grafico diviso in strati, che elenca i vari fatti di un determinato argomento partendo dalla punta dell'iceberg, in cui troviamo le cose più note fino ad arrivare alle profondità dell'oceano, in cui ci sono fatti che neppure molti esperti di tale argomento conoscono. Questa idea mi è stata suggerita da degli amici che mi hanno aiutato a raccogliere gli argomenti di cui parlare, e quello che era iniziato un po' come un meme è diventato questo video, in cui tra l'altro ho trovato dei fatti sulla carriera di Zeb di cui mi sono completamente dimenticato o che proprio non sapevo. Tengo a precisare però che tutte le informazioni in questo video sono state prese da YouTube o dai vari social di Zeb, pertanto è tutto pubblicamente reperibile con una semplice ricerca. Quindi Zeb, per favore non buttarmi giù il video che ci ho messo un mese per farlo. Detto questo, prendete una Gatorade, un pacco di Ritz ed iscrivetevi al canale, perché stiamo per tuffarci nell'oceano dell'iceberg di Zeb89. Cominciamo dal primo strato dell'iceberg, in cui troviamo tutte le cose che tutti conoscono di Zeb89. E quale argomento migliore per iniziare se non Zeb stesso? Kenneth Caselli, nome d'arte Zeb89, è il gamer più fiero che esista sulla faccia della terra. Attivo sin dal 2007 su YouTube, è stato uno dei primi italiani a parlare di gaming su questa piattaforma. E proprio per la longevità del suo canale possiamo riconoscere due ere distinte: Classic Zeb89 e New Zeb89. Come ho già detto, negli anni la sua figura è stata molto controversa, ma è riuscito a farsi una fanbase gigantesca e fedelissima ancora adesso, anche se molti non sono felici della direzione che ha preso il suo canale. Tuttavia, i motivi li potremo vedere successivamente nell'iceberg. Perciò io direi di procedere con Lenzo, che è forse il tormentone più vecchio del canale di Zeb. A riprova di ciò, non si sa esattamente in quale video sia comparso per la prima volta questa espressione, però il video che l'ha reso popolare è sicuramente l'episodio di giochi di merda su Wolf Team. C'è un colpo solo, qua, con le mani fisse, mobili, rigide, le braccia tutte tese lì, fatto male, oddio. Lezzo! Viene usato spesso da Zeb come insulto per qualcosa che ritiene particolarmente brutto e fatto male. Di solito viene messo in combo ad altre parole come schifoso, penzola, sgocciola, bestia, lasciami il culo, fiero, lasciami le mele, oddio, genere, yes, legge proprio. Bibbiena. Si tratta della città natale del nostro caro Zeb, situata in provincia di Arezzo, si dimostra particolarmente iconica, perché in molti dei suoi video sono presenti delle riprese in stile documentario sui vari sprazzi della città, e devo dire che nonostante la loro amatorialità hanno un certo fascino. Essendo la città in cui Zeb ha passato la maggior parte della sua vita, è anche quella con più presenza nel canale. Pertanto molti degli angoli cittadini sono diventati dei veri luoghi di culto per i fan, tanto da venire segnati su Maps. In seguito Zeb lasciò Bibbia nel 2015 per trasferirsi ad Arezzo. L'altro tormentone famoso di Zeb89 viene usato come verso di esultazione nell'aver fregato o sconfitto qualcuno. Il primo manzo della storia viene fatto risalire al video Schede video in Nvidia vs AMD, in cui esprime il suo dissenso nelle politiche di prezzo di Nvidia. Madonna, costa del doppio? Quasi. Ma sta là, guarda, mi fa male, c'ha il culo a pensare. Cioè, puoi sentire il culo a così, madonna? Volevi
è l'indiscusso king dei tormentoni di Zeb. Se non conoscete Zeb 89, perlomeno conoscete questo meme. Per farvi capire quanto è stato gigantesco l'impatto di questo meme, vi basta sapere che è stato pure citato da Big Mama a Sanremo 2024. Volevi? Anche se Zeb dice che non è così. Volevi? Non te l'aspettavi. Giochi di merda. Giochi di merda è la serie di video con cui Zeb si è fatto conoscere nei primi anni di YouTube. È durata per 5 anni, dal 2008 fino al 2013. In ogni video Zeb recensiva un videogioco dalle qualità discutibili secondo lui. I suoi soggetti preferiti erano principalmente giochi pay to win o estremamente popolari come League of Legends, Call of Duty e Battlefield. Ed è proprio questo che lo rese popolare nei primi anni di carriera, perché spesso i forum venivano invasi da gente incazzata con Zeb perché gli aveva insultato il videogioco preferito. Tuttavia, non rinunciava a recensire qualche single player di tanto in tanto. Per quanto la serie sia vecchiotta, onestamente la trovo ancora molto godibile per via delle incredibili iperboli di Zeb inframmezzate dalle riprese di Bibbiena e momenti di vita quotidiana. La serie, verso la fine, presentava anche una specie di sottotrama in cui degli agenti volevano far chiudere il canale a Zeb. Onestamente non ci ho mai capito molto della trama, però se arriverò mai 10.000 iscritti vi prometto che farò un video sulla lore di giochi di merda. Nonostante la popolarità di questa serie, nel 2013 decise di concludere con l'episodio su Halo 4. Tuttavia i fan chiedettero una season 3 e Zeb in tutta risposta aprì un Indiegogo per finanziare la creazione della serie chiedendo 100.000 euro. E visto che di giochi di merda season 3 non c'è l'ombra, potete capire come è andata a finire. Tuttavia, molti anni dopo, nel 2016, Zeb decise di fare un episodio apocrifo di giochi di merda su Clash of Clans, che presentava la intro e la regia tipica della serie. Ah sì, poi giochi di merda ha pure una pagina su IMDb, con una votazione di 8.6 su 10. Un voto molto fiero, devo dire. Nel 2013, in seguito alla fine di giochi di merda, Zeb89 cercò di cavalcare l'onda dei video gameplay dell'epoca, con alcune serie tipo Indie di merda, Lerchume Steam e Let's Play di vari videogiochi virali di quel momento, tipo Hello Neighbor, Getting Over It e Cuphead. Nonostante questo genere di format avesse un montaggio video meno elaborato rispetto a giochi di merda, si è comunque dimostrato un successo, grazie alla spontaneità di Zeb. Tra i suoi gameplay più famosi possiamo ricordare quello di Lazur. Lazur fa male. Guarda, Dio! Che ho più di farvi rendere conto di Dio buono quanto l'è fatto male. E appunto il Let's Play di Cuphead. Sono ridato, il più fiero degli ami. Questo scontro sarà qualcosa di infame. Dead by Daylight è un gioco survival horror competitivo uscito nel 2016. Divenne praticamente sinonimo con Zeb89 perché fu il gioco che portò più volte in live per poi dedicarsi quasi esclusivamente ad esso nella sua era di Twitch. Il primo contenuto su Dead by Daylight venne caricato il 21 agosto 2016 nel video Un Killer Vero e attualmente Zeb ha tipo 11.000 ore su sto gioco. Onestamente non sono molto un fan di questo genere di giochi, però, insomma, contento lui? Serious Sam. Serious Sam è la serie di videogiochi più fiera del mondo, che ha dato i natali al nostro Is Gamer. Si tratta di una serie di videogiochi sparatutto arena, nota tra i fan del genere per i livelli molto ampi e per l'enorme numero di nemici a schermo. In tutti i giochi è presente una modalità multiplayer che ha saputo attirare una schiera accanita di fan, tra cui Zeb stesso, detenendo il posto di campione mondiale di Serious Sam di Second Encounter dal 2008 fino al 2012. Tuttavia questo primato è sempre stato una cosa molto ufficiosa, in quanto non vi era alcun modo nel gioco per decretare chi fosse veramente il giocatore migliore. Comunque è impossibile negare l'impatto che Zeb abbia avuto sulla community di Serious Sam, tanto da venire omaggiato in Serious Sam 3 in un easter egg. Il ventilatore. Un altro dei momenti iconici della carriera di Zeb è sicuramente quello del ventilatore. Sostanzialmente nel 2015 Zeb caricò questo video in cui si lamentava col suo fare molto sopra le righe del fatto che il suo nuovo ventilatore Zephyr appena comprato non funzionasse. Lezzo! Non si spegne qua! Madonna ragazzi!
La realtà dei fatti è che il caro Zeb aveva montato le pale al contrario e per sta roba venne preso per il culo da tutti, risultando nella rimozione del video qualche giorno dopo. Successivamente caricò un video in cui spiegò che la rimozione del video originale era perché non è giusto diffamare un prodotto se la colpa di averlo montato male era sua. Non si dovrebbe fare diffamazione a prodotti, essendo che questo idiota aveva montato la fottuta ventola in contrario. Non potevo lasciare pubblico un video dove affermavo che il prodotto faceva schifo perché non tirava aria. La colpa era mia, dovevo rimuovere il video. Le live e le donazioni. Questi due aspetti sono strettamente collegati, in quanto l'uno ha determinato l'altro. Tutto ebbe inizio nel 2016, quando Zeb89, in occasione del suo 10° anniversario su YouTube, sperimentò per la prima volta il formato delle live sulla piattaforma. Quello che doveva essere un evento occasionale si trasformò presto nella sua attività principale, grazie al successo e al sostegno ricevuto dai fan. Infatti, già nella sua prima live, Zeb raccolse ben 1500 euro in 4 ore. Sto facendo questo video perché ieri voi mi avete donato un totale di 1500 euro. Risultati incredibili per uno streamer italiano, che andarono solo a migliorare. E questo fu un momento cruciale nella storia di Zeb89, in quanto lo convinse ad abbandonare i video tradizionali per dedicarsi esclusivamente alle live, prima su YouTube e poi su Twitch. Ho detto che all'epoca molti utenti non vedevano di buon occhio le donazioni ai content creator e consideravano il passaggio alle live come una rinuncia alla qualità dei contenuti già compromessa dalla fine della rubrica giochi di merda. Però Zeb89 si rivelò un vero e proprio pioniere, anticipando la tendenza del live streaming, le quali si sarebbero dimostrate molto più redditizie dei video normali, soprattutto dopo la disastrosa Apocalypse, e in questo modo incoraggiò molti altri content creator a seguire la sua strada. Poi, nel 2019, Zeb decise di lasciare YouTube per dedicarsi solo a Twitch, attratto dai maggiori guadagni che la piattaforma Viola offriva. Questa scelta però non fu gradita da certi fan, perché ricordavano le critiche che Zeb faceva a tutti quelli che si spostavano su Twitch per soldi. Piattaforma streaming, io ovviamente lo utilizzo per streamare YouTube perché ormai ci sono da anni, i miei iscritti, i miei follower sono tutti qua. Posso godere comunque di un'elevata visibilità che Twitch attualmente non mi può dare, poi per ragioni scontate. E quindi non avrebbe senso per me, per Zeb89, andare su Twitch. Tra l'altro, il cambio di piattaforma coincise più o meno anche col cambio di residenza a Malta e segnò una svolta nel suo personaggio, che divenne sempre più polemico. Io invece, Zebboni, ti dico vai a Cerbero e divertiti, le altre sono tutte cazzate. Ma io mi posso anche divertire a prenderli per il culo, ma non ci guadagno niente, non mi interessa. Cioè, quando parli con gente con un IQ basso, è molto facile smontare. O comunque mi faccio intervistare da qualcuno, insomma, che non sia Dario Moccia, insomma. Non so se mi spiego. Oddio, madonna, fiero! Però ragazzi, sempre sul pezzo, non indietreggia di un passo, Edo. Non indietreggia di un passo. Poi, nel 2021, Zeb prese una decisione molto importante. Io voglio provare a streamare in inglese. Mi sono deciso dopo anni e anni. E basta, non posso più contenermi nei confini dell'Italia. E per separare definitivamente il suo essere dall'Italia, decise di bannare tutte quelle persone che facevano riferimenti al bel paese, ai suoi vecchi video o semplicemente che lo salutavano in italiano. Tutti nudo, dovete scrivere nudo. Tutti i ban, tutti i ban. E per il momento, con la storia di Zeb89, siamo ancora fermi a questo capitolo. Ora che abbiamo finito questa prima carrellata di fatti noti su Zeb89, possiamo passare al secondo strato. Qui troveremo le cose che, bene o male, tutti i fan di Zeb89 dovrebbero sapere, in cui troviamo magari le rubriche meno conosciute e anche i personaggi dei suoi video, come ad esempio Pietro Smusi. Si tratta di uno dei personaggi meme del canale di Zeb89 ed è stato inventato durante il video di Arma 3. My name is Peter Smoozy. Si tratta della personalità che Zeb usa per trollare nelle voice chat. Ti mangia la testa di cazzo.
What do you want from me? Eat me, you prick. Tua madre. Pizza mandolino Berlusconi. Idiota, sei italiano, parla italiano. I don't speak mandolino. Mamma mia, che imbecille. Poi c'era questo inner joke nella community che bisognava chiamare qualsiasi personaggio pelato Pietro Smusi. Orazio Grinzosi, forse il personaggio più iconico di Zeb 89. Il pupazzetto originale era di Alfonso Espanso, un personaggio della serie di carte collezionabili Skifidol, che negli anni 2010 andavano molto di moda. Orazio Grinzosi veniva usato da Zeb per prendere in giro i fanboy di determinati videogiochi famosi come League of Legends o Pokémon Go. Eremo, sì, perché sei un nerd. È bellino League of Legends, è bellino. Suino. E proprio per questo Orazio si contrappone molto bene con il personaggio di Zeb, l'odiatore numero uno di tutti i videogiochi popolari per casual. Tuttavia, per un periodo, alcuni dei video in cui compariva Orazio furono messi privati, a causa di una diatriba legale con la Skifidol, di cui i dettagli non ci sono esattamente noti. Infatti questa cosa Zeb non la disse mai ufficialmente, ma venne fatta intuire nel video Product Placement finito male. Direte che sul mio canale mancano dei video. Lascio a voi il compito di verificare quali sono e da lì potete trarre le vostre conclusioni. Adesso mi è venuto un po' di mal di pancia. Ok, ragazzi? La carta dello zio Peppe. La carta dello zio Peppe è questa espressione che viene utilizzata da Zeb per deridere tutti quei giocatori che nei videogiochi free to play usano appunto la carta di credito dello zio Peppe per comprare i boost o i vari vantaggi che puoi comprare nel gioco. Comunque questo meme, a detta di Zeb, era una cosa che si diceva già spesso tra i suoi amici per deridere certi videogiocatori. Poi, se non sbaglio, lo zio Peppe è anche stato un donatore molto famoso di Zeb. Invece, in ottava posizione abbiamo lui, in persona, zio Peppe, che ha sganciato 100 euro e 99 centesimi. Ti vogliamo su YouTube fino a 50 anni. Dopo no, eh. Se non spendi in culo, prendi inevitabile. La regola dello scambiabare. La regola dello scambiabare è una canzone che Zeb si è inventato durante il video di Combat Arms per descriverne il gameplay. Oltre a Combat Arms, altri giochi scambiabare, secondo Zeb, sono tipo Call of Duty, Halo e Battlefield. Tale che la regola dello scambiabare non sbaglia mai. Quando ammazzi uno muori e non puoi farci. La pizzicheria Maggi è il negozio più fiero di Bibbiena, in cui Zeb si è recato per farsi preparare un panino col salame e una birra ghiacciata. Non subito, proprio in questo istante. A Bibbiena io mi posso lamentare di tante cose, ma del mangiare proprio non si può dire proprio niente. Il posto è comparso due volte nel canale di Zeb. La prima nell'episodio di Giochi di Merda su League of Legends e la seconda volta in Lo Schifo di Fortnite. Al di là del meme, la pizzicheria è uno dei locali più importanti di Bibbiena, tanto che nel 2023 è stata premiata dal sindaco per aver compiuto i 100 anni di attività. Poi, come ogni locale elevato a meme, le recensioni sono invase da fan di Zeb e tra i prodotti principali vi sono la birra congelata, il panino col salame, vabbè. Ace Media. Ace Media era il vecchio negozio di Zeb 89. Venne aperto a fine 2011 a Bibbiena e le cose di cui si occupava principalmente erano assemblaggio e assistenza ai PC e fornire servizi di creazione di siti web e di social media management per le aziende. Con il passare del tempo il negozio divenne più come un suo studio personale per YouTube e fece da sfondo per molti dei suoi video nel periodo 2011 e 2012. Però Zeb decise di chiuderlo intorno al 2013. In un video eliminato va a spiegare che, nonostante il buon giro d'affari, non voleva più starci dietro, molto probabilmente per dedicarsi solo unicamente a YouTube. C'è posta per Zeb. C'è posta per Zeb era la rubrica in cui Zeb89 leggeva le mail più interessanti che riceveva. Principalmente alla casella di posta arrivavano critiche e richieste da parte dei fan di fare video su determinati videogiochi, o anche richieste di fare cosplay con lui. Ti darebbe fastidio fare un piccolo set fotografico per un eventuale mio cosplay di Neo? Zeb per Luca? Si riferisce a Luca Comics and Games. Quest'anno non avevo intenzione di andare, ma se tu mi dici di sì, anche un solo giorno, parto da pieno sud Italia e me ne vengo a Luca, anche un solo giorno, per fare questo cosplay insieme a me.
Questa rubrica era sostanzialmente un modo per esprimere ulteriormente il suo personaggio. Sì, Finocchio, Finocchio schifoso. Facendolo interagire direttamente con la community. Un altro utilizzo importante era quello di far notare la sua natura indipendente di YouTuber, in quanto alcune volte venivano lette anche richieste di collaborazioni con altri YouTuber, che venivano puntualmente cestinate e insultate da Zeb, come quella volta che ha detto a qualcuno di Parliamo di Videogiochi di lisciargli le mele per avergli solo chiesto di partecipare alla serie di video Noobtubers. Lisciami le mele. Poi ci sono alcuni video eliminati in cui, diciamo, ha delle opinioni abbastanza estreme su certi argomenti, ma di quelle parleremo dopo. Telecom Merda è una delle serie meno conosciute di Zeb89, o comunque una di quelle che non viene in mente subito quando si pensa a lui. È andata avanti per 3 anni, dal 2010 fino al 2013, e in questa serie Zeb critica la qualità dei servizi rete italiani facendo degli interventi un po' in stile documentario, registrando le telefonate degli operatori e andando a fare dei sopralluoghi nelle sedi. C'è da dire che in questa serie potrebbero rientrare in realtà tutti i video in cui Zeb critica i vari providers telefonici, dalla defunta Alice a DSL fino a Teletù. Ultimate Arena. Ultimate Arena è il videogioco sviluppato da Zeb89. Ci sono così tanti scandali ed eventi associati a questo gioco che dovrei farci un video a parte per trattare la sua interità. E sono assolutamente disposto a farlo se tanti me lo scriveranno nei commenti. Pertanto cercherò di essere sintetico perché non voglio far durare questo video 2 ore. Comunque Zeb ha sempre voluto realizzare un proprio videogioco e nel 2014, dopo un anno di sviluppo, venne rilasciata l'alfa di Ultimate Arena. Tuttavia ricevete subito molte critiche, principalmente per i numerosi bug e la scarsa sicurezza del sito. Infatti poco dopo l'uscita del gioco, il suo sito venne hackerato e i dati degli utenti rubati. E solamente un mese dopo l'accaduto, Zeb decise di avvertire i propri iscritti di cambiare la password. Allora, la falla l'ha fatto quell'altro, no? Ok, io. Ma il comunicato sul sito per avvisare la gente, quando è che l'avete fatto? Dopo che ho fatto il video? L'abbiamo fatto. Dopo il mio video l'avete fatto? E per forza, che cazzo ne so io di siti web, di WordPress, di plugin. Va bene, non se ne è accorto nessuno dello staffer che vi avevano tipo erano entrati. Avevate subito un deface. Dopo un deface il database se lo prendono per forza. C'era la tua faccia grossa come una casa con la canzoncina in sottofondo, quello è un deface. Ma quindi vi chiederete: ma allora esattamente qual era il ruolo di Zeb in questo progetto? Beh, Zeb si è occupato dei modelli dei personaggi e delle armi, quando non erano presi da pacchetti preconfezionati. Mentre per la programmazione inizialmente è stato ingaggiato un programmatore spagnolo chiamato Claudio Torres, trovato in un forum di Unity, perché a detta di Zeb in Italia non era riuscito a trovare nessuno che volesse mettersi in gioco. Questo Claudio Torres, che sembra esistere veramente e ha pure scritto un libro, è stato il capro espiatorio per tutto il flop iniziale di Ultimate Arena. E successivamente, in seguito a queste critiche, il sito dove era possibile comprare il gioco è stato chiuso e Zeb disse che il progetto sarebbe stato rifatto da zero, rimborsando chi aveva già comprato il gioco con una chiave per la nuova versione. Per questa nuova versione di Ultimate Arena scelse come programmatore Scienziato GM, uno dei suoi collaboratori principali, che programmò il gioco usando la Unreal Engine 4. E nel 2016 venne rilasciata su Steam, in accesso anticipato, la nuova versione di Ultimate Arena, al costo di 20 euro. Per quanto questa versione fosse molto meglio di quella del 2014, venne comunque criticata per il prezzo troppo alto per essere un'alfa e per la lentezza dei suoi aggiornamenti, che con il passare degli anni divennero sempre di meno, e nel 2022, nonostante la promessa di un mega aggiornamento che avrebbe rivoluzionato il gioco, Zeb fece un annuncio dove dichiara ufficialmente la cancellazione del progetto, a malincuore di quelle due persone che ancora ci credevano, ovvero lui e Scienziato GM. E così si conclude l'epopea di Ultimate Arena, che a malgrado di Zeb passerà alla storia come uno dei più grandi flop della storia dei videogiochi italiani. I video critica. Zeb89 nel suo canale non è diventato famoso solo per i video di gaming, ma anche per i diversi video critica in cui esprime la sua opinione su diverse tematiche, dalla religione fino al canone Rai. Questi video sono sempre stati molto controversi e alcuni sono pure invecchiati malissimo. Tuttavia erano altri tempi su internet e spero che Zeb abbia cambiato la sua opinione almeno su alcuni di questi argomenti.
Le Ban Speedrun. Durante il periodo di Twitch in cui Zeb decise di streamare in inglese, per evitare di avere la chat intasata da italiani, decise di bannare tutti gli utenti che scrivevano in italiano. Questa cosa venne levata subito a meme, proprio a causa della serietà con cui Zeb stava prendendo la faccenda. Perciò i fan decisero di fare l'unica cosa logica, ovvero fare a gara per vedere chi ci metteva meno tempo a venire bannato da Zeb, creando così le Zeb 89 Ban Speedrun. Let's go! Let's go! Pizza Zeb 89. La pizza Zeb 89 è una collaborazione tra Zeb 89 e la pizzeria L'Officina della Pizza di Arezzo. Il video in cui viene presentata rappresenta l'ultimo video di Zeb in Italia. Non si sanno esattamente i dettagli di questa collaborazione, ma sta di fatto che Zeb era già un cliente abituario del ristorante, in quanto era presente da qualche tempo una sua foto firmata nella pizzeria. L'unica cosa certa è che questa pubblicità ha funzionato alla grande, portando molti fan ad assaggiare la pizza, diventando una meta fondamentale nello Zeb 89 Tour. Lo mangeresti con gli occhi, lo so, ma purtroppo non puoi perché non sei qui. Lascia stare, tu cerca di immaginarlo, è il massimo che puoi fare, ma veramente. Documentari. Penso che Zeb89 sia uno degli youtuber italiani con più documentari legati al suo nome. I due più importanti che mi vengono in mente sono sicuramente La storia di Zeb89 di Mastro Pino e Come Zeb89 è diventato irrilevante di Cian Cian Guilla. Entrambi trattano la storia di Zeb e l'impatto che ha avuto su YouTube, portando alla luce anche dei fatti a retroscena poco conosciuti. E proprio per questo ho dovuto alzare di molto alcune posizioni nell'iceberg, perché sti video hanno migliaia di visualizzazioni. In ogni caso, sono dei must watch per ogni fan di Zeb. Il gatto fiero. Il gatto fiero di Zeb89 non è altro che Minsh, il gatto domestico che Zeb aveva quando abitava a Bibbiena. Nel video in cui compare si vede Zeb che cerca in tutti i modi di catturarlo per mostrarlo nel video. È comparso anche in diversi episodi di Giochi di Merda e nei suoi video commentary. Purtroppo però nel 2015 in un video di C'è Posta per Zeb viene rivelato che Minsh non è più tra noi. Chiederti di ricaricare un video sul tuo gatto che è morto. Sì, perché è morto quel gatto. E valeva più di te quel gatto, molto, ammassai più di te. Però non sarà l'ultimo animaletto fiero che vedremo nella carriera di Zeb. Siamo arrivati al terzo strato dell'iceberg, quello che io chiamo le acque basse. Pertanto io direi che possiamo iniziare con una cosa che solamente i veri fan dell'epoca si ricordano, ovvero l'episodio di Giochi di Merda su S4League, uno sparatutto free to play in stile anime. Il video fu rimosso da YouTube per molti anni, probabilmente per motivi di copyright, in quanto conteneva per più di 30 secondi la canzone Rock Your Body dei Black Eyed Peas. Questo episodio di Giochi di Merda era considerato un tesoro nascosto per i fan della serie, perché pur essendo criticato dai fan del gioco per le sue argomentazioni poco sensate e aggressive, il video era molto divertente e ben montato. Nel corso degli anni ci furono diversi tentativi di ripubblicare il video, e attualmente ne esistono due versioni su YouTube, una caricata da Wolfrost il 21 giugno 2021 e un'altra caricata dallo stesso Zeb il 6 settembre dello stesso anno. Onikaguya. Onikaguya è il nickname di Cristina, la ragazza di Zeb. Diciamo che c'è una parte della community a cui non va molto a genio, a causa di alcune sue uscite un po' infelici. Mi fermerò qui perché non voglio che questo video venga buttato giù e io non sto cercando di diffamare assolutamente nessuno. Mi limiterò a dire che ha un canale Twitch in cui streama ogni tanto ed è l'unico posto in cui possiamo sentire Zeb parlare ancora la lingua italica. In questo canale di recente ha iniziato a utilizzare pure un modello VTuber. Boh, non so, magari a qualcuno di voi interessa. I Web Night Show. Ok, questa voce sarebbe dovuta essere molto più in basso. Tuttavia, Poldo, a cui voglio molto bene, ha deciso di riassumere sta vicenda in un video con tipo 400.000 visual. Pertanto ho dovuto alzarla di qualche layer. In ogni caso, nel 2013 Zeb fece una comparsa in televisione al Web Night Show. Sostanzialmente lo scopo della trasmissione era quello di essere un po' il David Letterman dell'internet, portando il crescente mondo degli youtuber sotto i riflettori televisivi. Zeb venne invitato in una di queste puntate per presentarsi al pubblico su una palla da demolizione in stile Miley Cyrus e diciamo a fare un po' lo Zeb in diretta. Madonna, schifoso proprio. Madonna, Lizzo. Emana fetore, si sente proprio fin laggiù il gioco. Perfetto, adesso da casa.
La pelata di Zeb 89. La pelata di Zeb 89 è una pagina Facebook di meme dedicata a Zeb, attiva da diversi anni. Recentemente però la pagina è stata al centro di una controversia con lo stesso Zeb, che a febbraio 2024 ha deciso di doxare l'admin della pagina, condividendo il suo profilo privato su Facebook e definendolo un disoccupato frustrato dalla vita. L'admin della pelata si è giustamente arrabbiato con Zeb, sottolineando quanto sia sbagliato diffondere i dati di qualcuno online senza il suo consenso, specialmente quando non è un personaggio pubblico. Nonostante i messaggi di solidarietà ricevuti, l'admin ha espresso anche la sua delusione per essere stato etichettato come hater, cosa che gli ha fatto perdere la voglia di fare meme su Zeb. E attualmente vorrebbe provare a cambiare il format della pagina. Tra l'altro credo che doxare le persone sia illegale? Non so se lo è anche a Malta, ma andiamo avanti. Le origini di Zeb 89. A detta di Zeb 89, inizialmente il canale era stato creato solo per caricare le clip di Sirius Sam, ma quando i suoi amici cominciarono a giocare a Lineage 2 si sentì in dover di esprimere la sua opinione su questo gioco, nel primo episodio di Giochi di Merda. Anni dopo però saltò fuori questa diretta in cui Adrian Fartade di Link4Universe afferma di aver conosciuto Zeb. Con lui, dopo lo conoscevo già prima che facesse il canale YouTube, sì. Tutto questo. Io la prima volta che l'ho visto era girava la notte per Bibiana con gli occhiali da sole e un CD legato al collo. E la gente lo chiamava per il nome e lui disse: no, dovete chiamarmi Zeb da ora in poi, o Ace Gamer. E tutti gli dissero: no, apri un canale YouTube dove parli di queste cose. E lui lo fece per davvero, però la gente non si immaginava che sarebbe diventato un meme di internet. Tempo dopo Zeb fece una diretta insieme a un suo collaboratore in cui spiegò che, a detta sua, sta storia non era esattamente vera. Andavi in giro e dicevi: da oggi dovete chiamarmi Zeb 89. No, è vero? È falso. No, questo è falso. Quello è al massimo lo dicevo per pubblicizzare il canale, che ho un canale Zeb 89. Questa cosa è nata da un Google Hangout dove un tizio disse delle cose totalmente non vere. In ogni caso, un po' come Joker, le origini del nostro Zeb 89 saranno sempre avvolte nel mistero. Mister X 2. La vicenda di Mister X 2 è forse la prima grande polemica che ha coinvolto Zeb 89 nella sua carriera di YouTuber. Mister X 2 è il seguito della mod più famosa di GTA San Andreas, creata da Zeb 89 e da un altro modder chiamato Automan. Questa mod era talmente popolare che molte delle leggende metropolitane su GTA San Andreas erano ispirate proprio alla mod Mister X. Nel 2013 Zeb 89 annunciò di aver lanciato una campagna su Indiegogo per finanziare lo sviluppo di Mister X 2. Poi nel settembre 2013 sulla pagina Facebook di Zeb 89 viene pubblicata una prima versione della mod, ma si rivelò, diciamo, un po' controversa. Però prima di andare avanti voglio aprire una piccola parentesi, perché nel 2012 e nel 2013 molte persone iniziarono a utilizzare gli ad blocker, dei programmi che bloccano le pubblicità sui siti web. E Zeb fu sempre molto critico verso gli ad blocker. Sì, facciamo conto che sul mio canale, no, con i miei numeri, tutti non, da domani non usassero ad block. Io ogni mese potrei comprare un PC da gaming, non lo farei, ma comunque un esempio, cioè sì, danneggia così tanto. E addirittura in altri video incentivava i propri fan a cliccare sugli ads per fargli ricevere più introiti nel canale. Ma che cosa c'entra questo con Mister X 2, vi starete chiedendo? Ebbene, qualche giorno dopo l'uscita della mod, alcuni forum si riempirono di messaggi di utenti che accusavano Zeb di aver inserito nella mod un virus che disattivava gli ad blocker e impediva di reinstallarli. A quel punto Zeb negò tutto, dicendo che nella finestra di installazione della mod c'era scritto chiaramente che gli ad blocker sarebbero stati disinstallati. C'è scritto chiaramente! E ripeto chiaramente, nero su bianco, ma mica in cinese, in inglese, poi se sei analfabeta, questo è un problema che non è mio, ma c'è scritto. Il problema di questa avvertenza è che era presente solo in una versione successiva di Mister X 2, mentre in quella originale non c'era nessuna traccia di essa. Vecchia versione che rilasciava sulla pagina Facebook. Apro. Ha chiesto qualcosa? No, c'è anche la versione che non leva adblock, poi vabbè, no, sta scritto chiaramente che per utilizzare la mod è evitato il possedere adblock che verrà rimosso dal programma. Ok, poi scendi sotto e gli rispondono: nella prima versione non c'era scritto niente.
ok? Al che lui a questo risponde: la prima versione non la distribuisce più nessuno ufficialmente, tranne quelli che odiano Zeb. Adesso c'è questa versione. Questo già vuol dire che la prima versione non aveva alcun tipo di avviso. E l'unico avviso di cui parla il caro Dolce Zeb è: non mi assumo alcuna responsabilità per eventuali danni causati da questo programma. Questa è una cosa che vale per i danni accidentali, non per quelli voluti. Dal momento che i suoi danni erano voluti, non può assolutamente dire una cosa del genere. E questo rappresentava un grosso problema per Zeb, perché era imputabile di frode informatica, in quanto installare dei programmi che modificano il sistema dell'utente senza dare un preavviso è illegale. Non si sa esattamente come sia andata a finire la faccenda, se abbia ricevuto veramente la denuncia al riguardo. Ho già chiamato la postale e c'è già la denuncia. Ma sta di fatto che non parlò mai più di questa vicenda, tranne in questo estratto di una live. Perché io voglio testimoniare che questa mod, io ci ho messo il sangue, il sudore, la passione. Altro che virus, vaffanculo al virus. Vaffanculo al virus. Guarda, io a rifarlo non avrei messo l'anti adblock a rifarlo, perché è stata una mossa stupida. In quel periodo ero frustrato perché il 70% di chi mi seguiva usava adblock. Cioè, anche tu saresti frustrato, no? Io sono umano, sono solo umano. Cioè, d'impulso ho fatto mettere la scienziata l'anti-adblock, però ho avvisato nel coso, nell'installazione. Poi la gente ha gonfiato la cosa di smisura. La vicina di Zeb 89. La vicina di Zeb 89 è un personaggio che è comparso in seguito al suo trasferimento ad Arezzo. In questo periodo Zeb cominciò a caricare una serie di video chiamata La vicina di casa posseduta sclera, in cui si mette a registrare gli sproloqui della propria vicina di casa. Non si sa chi fosse questa vicina e comunque penso che il tutto si commenti da solo. Le campane di Bibbiena. Si tratta di una gag ricorrente nei video di Zeb di quando abitava a Bibbiena, perché spesso erano presenti dei suoni di campane provenienti dal campanile della chiesa cittadina. Un momento in questo video, non so quando, di sicuro suonerà la campana della chiesa alle mie spalle. Detto fatto, cazzo, ma madonna raga. E sta cosa è culminata in un video ormai rimosso dal canale di Zeb, in cui entra nella chiesa solo per chiedere al parroco di evitare di suonare le campane quando lui sta registrando. Ma le campane suonano tutto il tempo, non si riesce a registrare perché fanno rumore. Ogni volta che muore qualcuno non è normale che si sentano le campane del funerale per 20 minuti. Ho capito, allora per ora vai a casa tua. Incredibile, è normale, è culto, è normale, capito? Scienziato GM. Scienziato GM è stato per molti anni uno dei collaboratori più stretti di Zeb. Inizialmente venne ingaggiato come programmatore per lo sviluppo di Ultimate Arena, dopo tutto il fattaccio con Torres. E in pratica divenne l'unico barlume di speranza per quelle poche persone che credevano ancora in questo progetto. Però, come abbiamo già detto, questa cosa non ha avuto una bella fine e l'update finale di Ultimate Arena fu cancellato a fine 2022. Poco dopo, lo scienziato lasciò il Discord ufficiale di Zeb. E non si sa se Zeb e scienziato siano ancora in contatto. Per il resto, ha un canale Twitch e, fa il pilota. Zeb 89 International. Si tratta del canale inglese di Zeb 89, in cui continua a caricare contenuti, principalmente roba su Dead by Daylight. Per molto tempo è stato impossibile visualizzare i video dall'Italia, ma attualmente Zeb li ha resi di nuovo disponibili senza dover usare una VPN, facendo perdere molti utenti a NordVPN. Zeb 89 Ace Gamer è il secondo canale di Zeb 89. In cui si trasferì dopo aver perso la partner nel primo canale. Il motivo della perdita della partnership era probabilmente dovuta al fatto che in alcuni vecchi video Zeb incitava i propri iscritti a cliccare anche più volte sui banner pubblicitari per ricevere una revenue più alta dagli ads. E questa cosa è stata rilevata come attività sospetta da YouTube. Che voi visualizzate un mio video, una mia recensione, qualsiasi mio video, voi costringete Google, i ricconi di merda, a sborsare un centesimo a 0,89. Fate una cosa, fatemi un piccolo piacere che poi verrà presto ricambiato. Cliccate sui banner pubblicitari.
pubblicitari che vengono visualizzati nei miei video, cosa succede? Se voi cliccate sui banner pubblicitari, gli annunci, quelle stronzate che mette Google, insomma, voi cosa fate? Li costringete a pagarmi 5 centesimi. E con questi 5 centesimi, cioè 5 più 5 più 5, alla fine si arriva ad una bella sommetta. Pertanto rimossero la partner al canale principale e Zeb ne creò un altro. Successivamente, all'aver riguadagnato la possibilità di monetizzare anche sul primo canale, si ritrasferì. Zeb vs Luca Casadei Management. Penso che questa vicenda sia abbastanza conosciuta da tutti, ma l'ho messa in questo livello perché non è esattamente la prima cosa che viene in mente quando qualcuno pensa a Zeb. E a parte concludersi con una figuraccia, non ci sono state molte conseguenze a lungo termine sul suo canale. In ogni caso, cos'è Luca Casadei Management? Per quelle poche persone che ancora non lo sanno, si tratta di un'agenzia di social media management che ha l'obiettivo di far crescere i creators che si appoggiano a loro e di monetizzare sui loro contenuti. Attualmente ha cambiato nome in Webstar Channel e gestisce molti canali importanti come quelli dei Mates e Yotobi. Ma cosa c'è di male, vi chiederete? Beh, assolutamente nulla, però nei primi anni non erano esattamente molto chiari su cosa facessero veramente e che rapporto ci fosse con gli youtuber che gestivano. E proprio per questo Zeb nel 2013 fece un video chiamato "FaVJ è diventato famoso grazie al suo talento?", in cui critica la poca trasparenza della Luca Casadei e dei suoi youtubers. Il giorno seguente, Luca Casadei stesso fece una live insieme a FaVJ e i fancazzisti anonimi per spiegare la situazione, e venne anche invitato Zeb per un confronto. Tuttavia, al posto di Zeb, si presentò qualcun altro. Salve. Sì, buonasera, Zeb. Allora, non sono Zeb, però... Comunque. Come non sei Zeb? Ma come non sei Zeb? Ma che cazzo dite? Ah, fa il culo. Ma che cazzo dite? Simo, vieni qui. Aspetta, mi vado a fare vitamine che... Se me lo chiedete, è stato veramente un peccato, perché sarebbe potuto uscire un confronto veramente interessante, ma invece Zeb ha voluto mandare scienziato GM al suo posto. Il giorno seguente al misfatto, Zeb fece un ulteriore video in cui sostanzialmente dice di voler concludere la faccenda senza menzionare la figuraccia fatta il giorno prima. Il piccione fiero. Il piccione fiero è il terzo animale domestico comparso cronologicamente nella carriera di Zeb, facendo il suo debutto in una live di Twitch. Ed eccoci giunti al quarto layer, le acque profonde. Qui cominceremo a trovare delle voci che solamente i fan più accaniti che seguono Zeb dagli inizi sapranno di sicuro. Pertanto comincerei parlandovi dell'infame storia dei 500 euro per il Luca Comics. Nel 2013, in concomitanza con l'edizione di quell'anno del Luca Comics, molti fan gli chiesero se sarebbe andato anche a questa edizione, visto che era già stato presente nel 2011 e nel 2012. Zeb a quel punto rispose che quell'anno ci sarebbe andato solo se gli avessero donato 500 euro per permettere l'alloggio di tutti i giorni a lui e alla sua ragazza. Inutile dire che i fan si sono leggermente incazzati ed è stato preso di mira da parecchie pagine di meme dell'epoca, tipo i money grabber di YouTube, che ha campato su questa faccenda per un anno intero. In ogni caso, a causa della risposta negativa dei fan, decise di rimborsare i soldi del crowdfunding e l'anno seguente andò a Luca senza bisogno di donazioni. La pagina Facebook. La pagina Facebook di Zeb è diventata l'unico modo per i fan italiani non ancora bannati di sapere come se la passa. Generalmente i post pubblicati sono sempre stati molto goliardici, però da quando è passato dalla parte dei britannici sono diventati sempre più provocatori del solito, specialmente contro i suoi fan che gli continuano a chiedere di tornare a streamare in italiano. Comunque, essendo la sua pagina Facebook, ha tutto il diritto di scrivere quello che vuole, e c'è da dire che ogni tanto posta ancora qualcosa di non vetriolico, come uno degli ultimi post dove si mette a revisionare tutti i punti della sua pagina su YouTube Wiki che raccontavano cose poco veritiere. Però è innegabile che sia diventata più un mezzo per lanciare frecciatine che per altro. Dan vs Zeb89. Questa cosa sembra essere relativamente recente. Praticamente Zeb in una sua live ha incontrato su Dead by Daylight un certo Dan, che da quello che so è tipo uno dei player più forti di sto gioco. Boh, non so ragazzi, non gioco Dead by Daylight. Praticamente Zeb ha accusato sto pro gamer di star cheatando ed è partito un mini drama tra di loro che, boh, vabbè, nel senso, andiamo avanti. La richiesta di Zeb a Twitch.
Nel 2023 Zeb apre un topic sul forum ufficiale dei creators di Twitch, in cui chiede se è possibile implementare una feature che impedisca agli utenti di una determinata nazionalità di visualizzare gli stream. Ovviamente lui l'ha fatto perché non vuole più avere a che fare con l'Italia, però forse non si è reso conto che sta richiesta potrebbe causare un precedente di razzismo per gli streamer che vogliono bloccare determinate nazionalità per una loro intolleranza. Bruno Strati. Bruno Strati è un personaggio che è comparso poco nei video di Zeb. Si tratta di una parodia del, mi sembra, game director o di un programmatore che ha lavorato di Elder Scrolls Online. Ciao, sono Bruno Strati e il nostro gioco è andato totalmente a puttane e non so perché. A quanto pare la gente non si diverte ad andare in giro a rompersi i coglioni per i monti. Boh, io mi ci diverto tanto. Comunque alla fine è sempre meglio perché c'è più roba per me, posso mangiare tutto e tengo tutte le armature per me. Molti fan hanno teorizzato che la sua introduzione servisse per sostituire Orazio Grinzosi a causa delle diatribe legali con la Skifidol. Point Blank è un gioco di merda. Questa è stata una delle canzoni più vecchie di Zeb89. Giochi che fanno girare i coglioni, sì, perché Point Blank è un gioco di merda. È logico che io ci perda, sì. Perché Point Blank è un gioco di merda. Leprechaun. Se siete nella community di Zeb89 da molti anni, questo nome vi avrà suscitato una delle seguenti reazioni: o odio viscerale o incredibile stima. Comunque, Leprechaun, per chi non lo sapesse, è uno youtuber che si è fatto conoscere perché criticava spesso Zeb. Se Zeb aveva detto o fatto qualcosa di controverso, potete starne certi che Leprechaun ci ha fatto almeno 3 video. In ogni caso, è innegabile che senza i suoi video, in particolare quelli su Mr. X2 e l'attacco hacker di Ultimate Arena, molti dettagli su queste vicende sarebbero rimaste ignote ai più. The Butchers era il vecchio clan di Sirius Sam di Zeb89, fondato nel 2006. Attualmente il sito del clan è stato tirato giù, pertanto anche tramite la Wayback Machine non è possibile accedere ai contenuti. Tuttavia, in un account fatto da dei suoi fan su Vidly, che boh, è tipo un clone di YouTube però con la grafica vecchia, ho trovato questo video in CG con tutti i membri del clan. Onestamente non l'ho mai visto, quindi penso che Zeb l'abbia reso privato. Il papà di Zeb89. Questa cosa che sto per spiegare sarebbe dovuta essere molto più in basso, ma di recente è andata a virare una clip di Dario Moccia in cui scopre l'identità del papà di Zeb. Questa raffigurazione qua è una delle prime ricostruzioni in vivo fatte dello spinosauro, se non la prima, ed è degli anni 70 ed è di un palartista italiano, Giovanni Caselli. No, sì, non è possibile. Esatto. Giovanni Caselli è un antropologo e palartista italiano che ha illustrato un sacco di libri sui dinosauri e ha fatto un sacco di ricostruzioni molto molto belle all'epoca e niente, insomma. Il babbo di Zeb ha disegnato lo spinosauro. Esatto, ho capito. È stato un... io guarda, se lo incontrassi stringere la mano... Comunque, il papà di Zeb89, Giovanni Caselli, è un antropologo abbastanza importante e conosciuto nel settore. Ha pure un canale YouTube in cui compare Zeb in molti dei suoi video e, boh, sono bellissimi secondo me. Attualmente sembra vivere ancora a Bibbiena. Zu, il social network che non bacia il culo. Comunque, a parte gli scherzi, Zu era un social network che permetteva, a differenza di molti altri, di monetizzare i propri contenuti. Ed è proprio per questo il motivo che Zeb puntò un sacco su questo social, a differenza di molti altri youtubers che dopo aver pubblicizzato la piattaforma non ne parlarono mai più. All'incontrario, Zeb divenne uno degli ambasciatori principali del social. Non che ci fosse molta scelta, dato che la user base contava lo stesso numero di abitanti di Morterone. Infatti, nel 2016, Zeb dovette fare un annuncio. Zu ha chiuso. Già, Zu aveva chiuso. Nonostante l'idea iniziale del social fosse buona, il suo modello di business si è rivelato troppo complesso da sostenere con i pochi utenti. Tuttavia, di recente ha riaperto con il nome di Display, ma non credo che Zeb sia ancora interessato. Un altro aspetto controverso di Zeb89 è il suo rapporto con i cheat. Infatti, nonostante abbia sempre detto di odiare i cheaters e i vacbannati, col cavolo
che Zeb89 si fa bannare dal VAC di Steam. Quella è una fine riservata ai figli di puttana cittoni schifosi inutili nulla facenti del tutto non capaci a giocare schifosi. Zeb stesso ha usato in passato dei cheat su Serious Sam, come si può vedere da alcuni video sul canale. Inoltre è stata ritrovata questa vecchia discussione su un forum dove un utente accusa Zeb di aver cheatato. Più sotto nella discussione Zeb confermò le accuse, però a detta sua i cheat non rendono un nabbo un pro. Ma immagino che se avete visto la storia di Zeb89 di Mastropino questa cosa la sapevate già. Ma c'è un particolare che secondo me non è stato specificato, ovvero che anche l'accusatore di Zeb era un cheater e che Zeb fosse molto mal visto da questa community di cheater perché condivideva i cheat con altri. In ogni caso, se vi interessa questa faccenda vi lascio il link in descrizione. I video rimossi. Zeb89 negli anni ha cancellato o reso privati diversi video. Alcuni sono stati ricaricati dai fan, però molti sono un po' diventati dei lost media. In particolare sono sicuro che abbia reso privato un video in cui lui e Onikaguya giocano insieme a Crash Team Racing, ma non vorrei sbagliarmi. Scrivete nei commenti se mi sto sbagliando e se qualcuno può confermare quello che sto dicendo. Ragazzi, sono veramente euforico. E se non ce la farai, ti pagherò 10.000 euro in contanti che sborserò io personalmente. Esatto, ti garantisco che guadagnerai 10.000 euro nei prossimi 30 giorni o ti darò 10.000 euro. Abbiamo raggiunto le profondità. Da questo punto in poi la luce si farà sempre meno presente, nel mentre che esploreremo i fatti meno noti della lore di Zeb89, partendo da alcuni personaggi che forse vi siete dimenticati. Sfascia Tiger. Sfascia Tiger è uno dei personaggi ricorrenti di giochi di merda ed è anche il sedicente campione italiano di Splinter Cell Conviction, a cui neppure Zeb è superiore. Verso la fine di giochi di merda ha compiuto la sua metamorfosi in gimbro professionista, facendo anche questo incredibile cosplay di Serious Sam. Tra l'altro, boh, su Instagram esiste pure una fanpage che ha continuato a postare le sue foto anche dopo la fine dei video di Zeb. Emo Brunner, come volete chiamarlo, è il terzo membro del trio Ace Gamers di Bibbiena. Tra i tre rappresenta forse il bilanciamento perfetto tra la personalità di Zeb e di Sfascia Tiger. Ha fatto spesso da cameraman nei vecchi video di Zeb. Amort. Mr. Amort è uno youtuber che ha spesso affiancato Zeb nel suo periodo a Bibbiena. Per un periodo ha lavorato anche come l'unico dipendente all'interno di Ace Media. Per molti è stato il quarto membro degli Ace Gamers. Attualmente è ancora attivo su YouTube, con un canale da 20.000 iscritti che tratta principalmente di motori. I PC di Ace Media sono i computer da gaming che Zeb vendeva presso il suo negozio ed era presente nella loro pubblicità in molti video dell'epoca. Nonostante fossero dei PC buoni, molti lamentavano il fatto che il modello Gold e Platinum fossero incredibilmente sovrapprezzati. In particolare Leprechaun fece molti video informativi al riguardo. La differenza è di? No, in totale 2648, la differenza è di 511,51€. Ripeto, fatevi conto di tutti quanti i guadagni che ci sono su ogni componente. L'IVA è già compresa, la spedizione è già compresa, ci sono 511,51€ in più. Mi chiedo con quale coraggio venda un sistema con comunque 511,51€ in più di quello che comunque vale veramente. Adesso io mi chiedo, come fai a fare 750€ di computer con un fottuto i3 quando il mio l'ho pagato 700 in tutto? Ok, va bene, non ho messo dentro i dischi fissi, però aggiungi i dischi fissi, ci metti 90€ in più. Automan. Automan è stato il modder con cui Zeb ha collaborato per la creazione della prima mod di Mr. X nel lontano 2006. Ho trovato questa discussione nel forum ufficiale di Mr. X in cui spiega che la prima versione della mod era in realtà l'unione di due mod simili che lui e Zeb stavano sviluppando per conto loro. Il ratto fiero. Il ratto fiero è cronologicamente il secondo animale domestico nella storia di Zeb. È comparso in alcuni live quando era ancora ad Arezzo. Da quel che ho capito, in realtà i ratti sarebbero due, però onestamente non ho trovato nessun video in cui ci sono entrambi nella stessa inquadratura. La crociata Zeb89. La crociata Zeb89 è una serie di video caricata da Nito J il 14 settembre 2021, in cui vengono ripercorsi i passi di Zeb da Bibbiena fino ad Arezzo. Nonostante la serie sia stata fatta da dei veri fan, esperti della lore di Zeb89,
non è mancato un dissing finale al maestro. Zeb, se vedi questo video, per favore non bandarci solo perché non guadagniamo 2000 euro al mese. Inoltre, questa loro avventura sembra aver ispirato molti altri a compiere la propria crociata a Zeb 89. Gabe Newell Simulator. Gabe Newell Simulator è stato uno dei primi videogiochi portati nella rubrica indie di merda. Si tratta di uno sparatutto in terza persona che ha come protagonista Gabe Newell, il creatore di Steam. Il gioco è terribile, però lo trovo abbastanza interessante perché pure l'autore del gioco, Antonio Renna, che ormai fa tipo il guru su YouTube, aveva risposto alle critiche di Zeb in un video ormai cancellato. Ma successivamente venne assimilato all'interno dell'Ace Gamer Network. Poi trovo molto ironico il fatto che il gioco si chiami Gabe Newell Simulator ed è stato fatto in Unity e non Source, il motore di gioco di Valve, no? Vabbè, ok, andiamo avanti. Giacco 4000. Giacco 4000 non è altro che James Caselli, il fratello di Zeb 89, che lo aiutava spesso nella produzione dei primi video di YouTube, specialmente di giochi di merda. Attualmente fa lo streamer e il videomaker. La morte di Zeb 89. Ok, praticamente nel novembre 2019 Zeb era scomparso completamente dai social. Yoni Kaguya aveva avvisato i fan su Discord che le live sarebbero state sospese fino a tempo indeterminato. In ogni caso, se chiedevi il motivo della pausa, venivi bannato da Discord. E pertanto, non so con quale balzo logico, alcuni hanno cominciato a far circolare la voce che Zeb fosse stato accoltellato in una stazione dei treni. E alcune pagine meme dell'epoca, diciamo che ci marciarono sopra. Alla fine questa voce venne smentita poco tempo dopo dalla ragazza di Zeb. Lubansky. Lubansky è uno streamer italiano che faceva parte dell'Ace Gamer Network. È stato invitato al Cerbero Podcast per testimoniare la sua esperienza come collaboratore di Zeb. Voi non, magari non siete proprio gamer, però giocate anche voi magari a qualcosa. Vabbè, non siamo gamer, ma siamo gay, diciamo, quindi alla fine di insulti ne prendiamo parecchi. Non è... E per farla molto breve, Lubansky era entrato nel network nel 2019. E un anno dopo venne praticamente allontanato, perché sostanzialmente la fidanzata di Zeb non piacevano alcuni membri della sua community. Nella live viene anche invitata una moderatrice di Lubansky, che spiega che Zeb con il suo network aveva instaurato una sorta di regime del terrore, in cui nessuno poteva seguire altri content creator che non andavano a genio a Zeb. Pena essere bannati da tutto il multiverso degli Ace Gamer. La chiudo qui perché onestamente è una faccenda troppo lunga e lui stesso l'ha spiegata molto meglio nella live del Cerebro Podcast. L'Ace Gamer Network. Nel 2015 Zeb 89 decise di aprire il suo network personale, ovvero l'Ace Gamer Network, per aiutare i content creators più fieri a crescere. I requisiti per farne parte erano non aver nessun copyright strike e l'aver raggiunto almeno i 10.000 iscritti. Tuttavia credo che il progetto su YouTube sia stato abbandonato da tempo, visto che il sito ufficiale è ancora online, ma praticamente sono dati molto vecchi quelli che si trovano. Tuttavia, nella sua epoca di Twitch, decise di aprire un network con lo stesso nome, in cui attualmente ci stanno lui, un altro tizio che non conosco e due VTubers. La presentazione su Zeb 89. Nel 2016 un utente di YouTube chiamato Calen the Best ha caricato un video in cui viene filmata una presentazione di un ragazzo durante una lezione di inglese. Il tema di questa presentazione non era altro che Zeb 89. Purtroppo nel video non viene mostrata tutta l'interrogazione. L'unica cosa che sappiamo per certo è il voto, che ahimè non ha raggiunto la sufficienza. Però onestamente io gli avrei dato almeno 6 per l'originalità. Il contorino youtuber del mio calibro deve essere sempre aggiornato. Zico bene. Allora, sei pronto lì col blocco note, col tappino? Allora ragazzi, iniziamo dal processore. Come processore mi sono occupato... Le guarda che faccia, guarda che faccia! Non se l'aspettava. Vi do il benvenuto al sesto layer. La luce ormai ce la siamo lasciato dietro da un pezzo e davanti a noi vedremo solamente cose che neppure i fan più accaniti di Zeb conoscono.
Infatti, lo sapete qual è il video più visto di Zeb89? No, non è nessun episodio di giochi di merda o video commentary, ma bensì è un gameplay di Mr. X del 2007, in cui mostra uno degli avvistamenti della mod. La Fancool. La Fancool, che solo adesso ho capito essere un gioco di parole, è la casa di produzione amatoriale fondata dal fratello di Zeb. Ed è finita in questo iceberg perché in alcuni video compare Zeb in persona. Il primo cronologicamente di questi corti è una settimana da sfigato, in cui Zeb interpreta... boh, non ho ben capito cosa. Ma io ti trincio, di madonna! Mi scusi, ma lei sempre fa i coglioni! Ma guarda, ma insegnali anche a me sti versi, così mi faccio dei sacchi! Brutto coglione, ti verti a buttare in giro la gente, guarda, ti do un mal rovescio, madonna, ti mando chissà dove! Imbecille, madonna, ti spacco la faccia, ti rigiro il capo, madonna! Ah, non gli dici niente, stai sta falloccio di merda! Ti sto facendo da tempo! Uccidilo! Usa la potenza del C! Va bene, usa la potenza, vediamo! Usala! Figlio di una mignotta! Mentre la seconda apparizione è nel lato oscuro del gaming, in cui possiamo osservare un prototipo del personaggio che poi userà in giochi di merda. Zeb89 vs Giul Gattina. Questo è un dissing vecchissimo tra Zeb89 e la youtuber Giul Gattina. Sì, proprio quella che è stata insultata da Giuseppe Simone. Come hai osato sfidarmi, Giul Gattina? Come hai osato sfidarmi? Per un periodo di tempo, Giul Gattina si è improvvisata come un antenato di Dudubi, criticando molti youtubers con opinioni controverse, tipo appunto Giuseppe Simone. Ma anche Zeb era finito in uno di suoi videocritica, e ovviamente Zeb rispose. Fiera poi il titolo, poi quel coglione di Zeb89, quindi un titolo molto intelligente. È così profondo nell'iceberg perché sia il video di Zeb che quello di Giul Gattina sono stati messi privati. Tra l'altro io Giul Gattina la conosco tipo dal 2009 perché i suoi video di Kingdom Hearts sono stati tra le prime robe che ho visto su YouTube. Ma vabbè, andiamo avanti. Sirius Sam Rap. Sirius Sam Rap è la più sconosciuta delle canzoni di Zeb89 e viene cantata completamente in inglese. Nonostante le lyrics siano un po' discutibili, ha un inglese migliore di molti italiani che conosco. Il world record di Zeb89. No, non mi riferisco al suo primato su Sirius Sam, ma a un'informazione che è saltata fuori di recente. Praticamente sotto il video Zeb89 tornerà in Italia di Damn It's Haru, un bel video comunque, vi consiglio di vederlo, Zeb ha lasciato un commento in cui si giustifica su alcuni punti del video e droppa una statistica allucinante, in quanto sembrerebbe che Zeb89 detenga il world record di Twitch di numero di utenti bannati totali, con 40.000 utenti. Che mi dite? Voi ve l'aspettavate? Scrivetelo nei commenti. Il raduno Ace Gamer di Bibbiena. Questo evento senza precedente nella storia di YouTube è avvenuto nell'ottobre del 2012 e faceva parte delle riprese per l'episodio di giochi di merda su World of Warcraft Mist of Pandaria. In questo raduno Zeb parla ai suoi seguaci del perché World of Warcraft fa schifo e perché non fanno più videogiochi di una volta. Tuttavia quello che si vede nel video è solo un quarto di quello che si è detto al raduno e per molti anni i video integrali dell'evento si pensavano scomparsi per sempre. Questo fino a marzo 2023, in cui lo youtuber Sharkelle, sì, quel Sharkelle, guarda, c'è una dea. Caricò un video di 1 ora e 12 minuti dell'evento completo. A detta sua, era lui stesso ad aver registrato l'evento per Zeb, soltanto che il DVD originale era andato perso per diversi anni. Per fortuna che è stato ritrovato, perché altrimenti avremmo perso un pezzo di lore incredibile. Siamo arrivati all'ultimo layer, oltre l'abisso. Qui ci sono cose che non so neanche come ho trovato, onestamente. Perciò direi che possiamo procedere. Anche perché il video si sta facendo veramente tanto lungo. E se sei arrivato fino a qui in fondo, complimenti e ti ringrazio per il watch time. Iscriviti al canale perché sono sicuro che farò altri video simili. Comunque, lo sapevate qual è stato il primo videogioco di Zeb89? Se siete dei fan ossessivi come il sottoscritto, visto che siete arrivati fino a questo punto, saprete che uno dei primi episodi di giochi di merda della prima stagione è dedicato proprio al primo videogioco che Zeb89 abbia mai giocato nella sua vita. Sto parlando di Clouds. Ragazzi, qual è stato il vostro primo videogioco? È stato sulla PlayStation 1 forse?
PlayStation 2? Oppure forse siete iniziati con la Nintendo, la vecchia Nintendo 64? Ah, erano dei bei tempi allora. Oggi, in questo episodio di Giochi di Merda, vi propongo uno dei giochi con cui io ho iniziato la mia carriera da videogiocatore. Secondo me gli sviluppatori si facevano vedere, perché è un gioco che senza drogarsi non può essere venuto come è venuto. Si chiama Cloud. Da, si inizia bene. Software di Giuda il traditore. Avete visto? Guarda, se l'inferno esiste, somiglia sicuramente a questo gioco. Madonna, guarda, è più divertente scaccolare un orso bruno. Sì, ecco, quando ti prendono ti spingono, fanno l'urlo da finocchio. Esserne fieri è come essere fieri di aver cacato una merda a tre strati. Almeno non c'è bisogno di chiudere. Crash Team Racing Forever. Uno dei progetti meno conosciuti di Zeb89 è un remake in HD di Crash Team Racing, che tuttavia non sembra essere andato molto oltre la fase iniziale, perché a parte questo video con i modelli 3D dei personaggi non ci sono molte informazioni al riguardo. Però ho ritrovato questa discussione all'interno del forum Crash Zone, in cui viene spiegato che il progetto è stato cancellato per colpa di Activision. I modelli 3D di Zeb89 su Turbo Squid. Che Zeb89 abbia sempre avuto la passione per la modellazione 3D non è un segreto, tuttavia ho trovato un account col suo nome su Turbo Squid, un noto sito per l'outsourcing di modelli 3D. Questo account risale al 2007 e ha dei modelli molto interessanti. All'epoca Zeb dovrebbe aver avuto circa 18 anni e non era ancora così famoso da avere degli imitatori pronti a rubargli il nickname in ogni sito, però non posso averne la certezza. Belial. Io sono il campione d'Italia di Unreal Tournament e ti voglio sfidare. Belial è uno dei personaggi più vecchi e dimenticati della lore di Zeb89. Si tratta del sedicente campione italiano di Unreal Tournament 2004, il quale sfidò Zeb per decretare chi fosse il gamer più forte. Tuttavia non si fece mai vivo. E quindi Zeb, per portarlo allo scoperto, fece una serie di video con un Belial falso. Ciao Zeb, Belial, sono tornato, sono io, Belial. Quello che voglio è solo farti sparire dal web. Non vuoi sapere cosa sei, no? Dico tre, non vuoi sapere cosa sei? Sei una testa di cazzo, sei una cacca. Ho capito che ti prude il culo perché giochi a World of Warcraft, però ciò non giustifica questo comportamento, eh. Vabbè, per me non fa niente, posso anche farti il culo 300 volte, non è quello il problema. No, 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 questa volta perderai. Addio, Zeb. Caricando anche una partita fasulla in cui Belial perde. E in seguito a questi video, il vero Belial si fece avanti e raccontò una storia degna di una telenovela. Che in soldoni raccontò che tutta questa vicenda non era altro che un enorme teatrino organizzato da Zeb per acchiappare views. E che lui non fosse il campione italiano di Unreal Tournament, ma un amico napoletano di Zeb con cui ha architettato tutta questa storia. In realtà questa è la mia vera voce. Mi chiamo Giovanni e ho 20 anni e sono di Napoli. Nel 2008 conobbi su YouTube un certo Zeb89 che faceva i video contro i videogiochi e ho iniziato a seguirlo, l'ho trovato divertente, diciamo. Dopo un po' di tempo riesco ad ottenere il suo indirizzo MSN e a contattarlo. Veniamo alla vicenda. Praticamente Zeb un giorno mi contatta e mi dice che le sue visualizzazioni no, calano. No? Ed ha in mente un'idea praticamente, è quella di creare una specie di teatrino con personaggi quasi fantastici, dove gli altri fanno la parte dei cattivi e lui fa il paladino della giustizia. Belial ha fatto questo video risposta perché il personaggio che ha creato insieme a Zeb non gli piaceva più, soprattutto perché su internet cominciarono ad insultarlo pesantemente. Se vi interessa la faccenda completa, è tutta raccontata nel video Belial, la vera verità, caricato da Zeb il 29 gennaio 2011. In ogni caso, visto che sono passati così tanti anni da questa storia, non penso sapremo mai la vera verità.
Pure Ownage. Preparatevi a scoprire una verità sconvolgente. Una verità che mi ha fatto crollare il mondo addosso. Una verità che non conoscevo neppure io prima di fare le ricerche per questo video. Ma dici, Maedaru, cos'è questa Pure Ownage? Beh, preparatevi, perché Pure Ownage è una serie americana che racconta la storia di Kyle, un pro gamer e la sua crociata contro i videogiochi per nabbi. Vi ricorda qualcosa? Ebbene sì, proprio come tutti i più grandi programmi televisivi italiani, Zeb si è ispirato a una serie estera per creare giochi di merda. Guardate lo stile, le riprese, il modo in cui si intervallano le scene di vita vera col gameplay. E molte delle battute e delle idee della serie sono state riprese in giochi di merda. Con questo non sto dicendo che Zeb abbia copiato Pure Ownage, però è innegabile che sia stata una grande fonte di ispirazione. Infatti Pure Ownage era strutturato più come una serie TV, con una trama che si susseguiva con il numero degli episodi, mentre Giochi di Merda era molto più episodico, concentrandosi prevalentemente sul videogioco della puntata, e solo successivamente sono stati introdotti degli elementi di trama. Comunque è innegabile che lo stile generale e il vibe che si respirano in queste serie siano molto simili. Successivamente Pure Ownage è passato dall'essere una web series a una vera e propria serie televisiva, e poi un film. E tutto questo mi fa solamente sognare un universo parallelo in cui anche Giochi di Merda ha raggiunto questa gloria. Ma ahimè, non si può avere tutto dalla vita. Siamo finalmente giunti alla fine del nostro viaggio nella lore di Zeb 89 e vi devo ringraziare per esservi sorbiti questa ora e mezza. Se siete arrivati fino qui in fondo, fatemelo sapere con un commento. Inoltre, se vi interessano contenuti simili, lasciate un like ed iscrivetevi al canale, che in futuro farò sicuramente altri iceberg su fenomeni di internet. Inoltre aiuterete il canale a crescere e a far consigliare il video a più persone, per cui vi ringrazio ancora per la visione. E Zeb, per favore non buttarmi giù questo video che ci ho messo veramente tanto per farlo.